Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Una breve introduzione a inizio video perché sono qui che sto montando, iniziando a montare il video che state guardando e ho appena realizzato che la placca di Learn Italian with Francesca è messa all'incontrario. Mi dispiace per questo errore, so che è un po' fastidiosa da vedere. Ho addirittura pensato di registrare di nuovo il video. Purtroppo non ho abbastanza tempo per fare registrazione ed editing. Quindi scusate per questo piccolo errore e per questa interruzione e ritorniamo sul video. È da un po' di tempo che non faccio un video di Indovina la parola. Se non conoscete Indovina la parola, vi lascio il video qua sopra. Ad ogni modo, adesso vi spiego come funziona. Io penso ad una parola e nel corso del video vi do degli indizi dove voi proverete ad indovinare. Indovinare significa to guess la parola. Questa parola può essere un oggetto. Può essere un animale, può essere un sentimento, può essere qualsiasi cosa. Gli indizi cambieranno durante il video in base alla difficoltà. All'inizio saranno indizi più difficili, più generici. Non sarà così facile capire l'oggetto, l'animale o il sentimento in questione. Poco a poco, durante il video, vi darò altri indizi. Gli indizi saranno poi leggermente più semplici, più chiari da capire, si saranno poi un po' più precisi, un po' più specifici nel corso del video, di modo tale da aiutarvi a capire la parola. Questo video serve a praticare l'ascolto, la comprensione e l'utilizzo di vocaboli nuovi attraverso immagini, video e parole. Alla fine del video vi dirò la parola in questione. Mi raccomando, come sempre, fatemi sapere nei commenti a che minuto avete capito la parola. Siete pronti per iniziare? Cominciamo! La parola in questione è un oggetto molto utilizzato da persone che amano l'avventura. È possibile utilizzarlo in diversi posti. Si può utilizzare al mare, si può utilizzare in montagna, si può utilizzare alcune volte anche in delle città, ma non dappertutto, solo in alcuni spazi specifici della città. Può essere di diverse dimensioni, ma solitamente tende ad essere medio-grande. Non è qualcosa che, per esempio, si utilizza in miniatura, no. È una cosa abbastanza grande e abbastanza spaziosa. È un oggetto che molto spesso è impermeabile. Impermeabile è qualcosa che non si lascia attraversare da liquidi. Solitamente è un oggetto fatto di materiali molto leggeri, ma anche molto resistenti. Quando dico resistenti, dico materiali che possono resistere a molti agenti atmosferici. Per esempio, la pioggia, oppure la neve, oppure il vento forte. Per questo motivo, però, deve essere di un tessuto resistente. Per esempio, se c'è molto vento e una persona non sa usare questo oggetto, c'è il rischio che voli via oppure che cada. Questo è un oggetto necessario se noi vogliamo ammirare diversi paesaggi naturalistici, evitando magari la confusione che si può creare nelle ore di punta. Infatti, grazie a questo oggetto, noi possiamo ammirare le onde del mare, o fare un bagno in mare, o passare del tempo in spiaggia, anche nelle ore un po' meno comuni. Per esempio, nella mattina, durante l'alba, oppure la sera dopo il tramonto. È un oggetto che ci permette di viaggiare con più flessibilità, perché grazie a questo noi possiamo viaggiare anche in dei posti dove non ci sono degli hotel o dove non ci sono degli appartamenti. Ci permette infatti di viaggiare in dei posti un po' più selvaggi, un po' più incontaminati e soprattutto di stare in questi posti per diversi giorni. È un oggetto perfetto se noi una notte vogliamo ammirare le stelle. È un oggetto stabile se montato
correttamente. Per montarlo abbiamo bisogno di pali o di cavi, ma solitamente il montaggio è abbastanza semplice. Nonostante la sua grandezza, per trasportarlo è possibile piegarlo, altrimenti sarebbe troppo difficile portarlo a mano o su una macchina. Molto spesso dispone di piccole finestre o addirittura piccole stanze. Ha una forma che può variare, ma tipicamente è triangolare o a cupola. Molto spesso le persone che utilizzano questo oggetto utilizzano anche dei sacchi a pelo. Questi sacchi a pelo sono necessari per riposare e dormire durante la notte. Come vi dicevo, si può utilizzare in diversi luoghi: spiaggia, montagna, deserto, ma soprattutto questo oggetto si vede nei campeggi. Direi che con questo indizio probabilmente avete capito la parola in questione, o probabilmente l'avevate già capita prima. Ad ogni modo, la parola del video è tenda o tenda da campeggio. Vi è sembrato difficile indovinare questa parola oppure è stato facile? Com'erano gli indizi? Troppo semplici o troppo difficili? Io spero che abbiate imparato nuove parole in questo video e spero che vi siate divertiti nel provare ad indovinare la parola. Vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video e se il video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!